Ciao amici, benvenuti in questo video. Come vi dicevo, ho acquistato anche il modulo per poter parlare, quindi l'adattatore microfono che si aggancia alla Insta 360 One RS, e in questo video proverò la qualità audio. Ho agganciato un microfono lavalier con un filo direttamente sulla camera e adesso andremo a valutare la qualità audio. Velocità di 70 all'ora, casco chiuso, microfono inserito nella mentoniera del casco all'interno, ovviamente è agganciato appunto alla camera con un adattatore apposito che costa intorno ai 30 euro, permette di adattare qualsiasi microfono lavalier a filo. Ovviamente successivamente ci farò un pensierino magari più avanti per comprare un microfono Bluetooth senza fili, anche se la spesa ovviamente cresce, però sicuramente non avere fili tra le balle in moto è pur innanzitutto più sicuro e poi ovviamente più pratico. Oggi è una giornata abbastanza calda, quando esce il sole scalda bene, dicono che in settimana esploderà l'estate, perché poi non è che fa più mezza stagione, arriva l'estate, badabam, 30 gradi. Però fino ad oggi non pioveva da un bel po', ha fatto una settimana di pioggia che ci voleva e quindi le temperature erano sotto i 20 gradi. Oggi ce ne saranno 18-19, quando esce il sole si sta bene, però ancora non è estate piena, quindi siamo a maggio, oggi è 8 maggio, sono le ore 17, proviamo a fare un giretto giusto per testare appunto questi nuovi dispositivi. Tra l'altro in questi giorni ho ritirato la moto, poi ve la farò vedere, abbiamo imbottito la sella passeggero, quindi l'ho fatta fare da un artigiano che fa dei lavori eccezionali, cuciture di sella fatte bene a dovere, imbottitura con tre strati di gomma piuma più un inserto in memory form nei punti cruciali dove appunto si appoggia di più il peso. E il passeggero Veronica, che è qua dietro di me, è soddisfatta, approva, e dopo ve la farò vedere nel dettaglio. Ha guadagnato 5-6 cm di altezza di imbottitura, quindi molto comoda anche quando si prendono le buche, adesso è ammortizzato, non si picchia più sul coccige, perché ovviamente questa X Diavel ha una comodità 100% per quanto riguarda il pilota, ma il passeggero è molto sacrificato, ma non tanto quanto abitabilità, più che altro come imbottitura sella, che è inesistente. Se vi interessasse fatemi sapere, mi contattate e vi faccio avere il contatto di questo artigiano che lavora veramente bene e fa selle di tutti i tipi di moto e anche di macchine. Allora, mi dice che abbiamo 19 gradi, sì, e ho un'autonomia di 90 km, quindi il giretto di oggi esce fuori con la benzina che abbiamo nel serbatoio. Questa X-Diavel come consumi si attesta intorno ai 18-20 al litro, andando a un'andatura da codice stradale, e quindi è più che buona. Nonostante il suo motore 1262 consuma veramente poco. Il lavoro questo qua praticamente non si vede differenza. Vediamo differenza di tessuto. Questo
quarto giorno al semaforo. Ah, ok. Stiamo tornando verso casa e se guarderete questo video con l'audio significa che il lavalier con il trasformatore attaccato alla Insta 360 funziona, altrimenti lo guarderete con la musica sottofondo. E vi ringrazio, vi abbraccio e dai che l'estate arriva. A presto, al prossimo video, ciao ragazzi!